Che si chiama responsabilità. È quella che noi chiediamo allo Stato, alle istituzioni, alle amministrazioni. Ma è quella che dobbiamo chiedere anche noi stessi. La democrazia ha bisogno di noi nel nostro paese. E la spina dorsale della democrazia è la responsabilità. Come la spina dorsale della Costituzione è la responsabilità. È questa la parola. Io non so che farmene dell'educazione alla legalità, se non c'è un educarci alla responsabilità, che sta molto prima, se non c'è un impegno per la libertà, perché la più grande privazione, la più grande ferita della persona umana è la privazione della libertà. Chi è povero non è libero, chi è senza lavoro non è libero. Per non parlare di chi è privato della sua libertà e dignità nelle cappe di giochi criminali mafiosi, usure, eccetera, che voi tutti i giorni vivete. Quell'ansia, quella fatica in certi contesti. Abbiamo tanta gente nel nostro paese che non è libera. Le dipendenze, quelle ragazze usate e sfruttate nei circuiti della prostituzione e della tratta, costrette a prostituirsi. Che è ingiusto, che è violento, sì. A costruire insieme qualcosa di buono, a vivere questa dimensione della democrazia che ci chiede la nostra quota di responsabilità. Allora ognuno deve sentirsi, deve volersi sentire degno della responsabilità più grande che la vita ci affida, che è quella di impegnare la nostra libertà per liberare chi libero non è. La vita ci affida a questo impegno. Liberare la libertà. Noi abbiamo tante persone che libere non sono. E quando la dittatura c'è nel nostro paese, noi non possiamo dimenticare quanti hanno lottato, parenti e noi vicini, per la libertà del nostro paese. Quella Costituzione e questa democrazia è stata pagata, sofferta. Abbiamo il dovere di trasmettere questa memoria. Abbiamo la responsabilità di questa memoria. Impegno comune. E il comune denominatore per l'impegno di tutti, cristiani e laici, è la centralità della persona e il servizio per il bene comune. E chi esercita responsabilità politica è chiamato, pur partendo ognuno dai propri riferimenti e dalle proprie radici, a rispondere innanzitutto ai bisogni delle persone, perché se la politica non risponde ai bisogni delle persone, non è politica, è un'altra cosa, perché la politica deve avere al centro la persona, alla persona, e se la politica è lontana dalla strada, dai poveri, dagli ultimi, da quelli che fanno fatica, che io non misuro solo in base a un metro economico e culturale, sia ben chiaro. Se la politica è lontana da tutti questi contesti, dei problemi che abbiamo qui accennato, quella politica è lontana dalla politica. Non è politica, è un'altra cosa, è un'altra cosa. È una profonda, irrinunciabile dell'educazione. E che non è una questione di parole, ma di responsabilità. L'educazione è una questione di responsabilità, individuale e collettiva. Abbiamo bisogno di verità, che voi ci avete detto questa sera. La presenza criminale non è ai margini, è dentro le fessure della nostra società, in forme diverse, ma c'è dentro le fessure. E noi dobbiamo sostenere quanti la cercano, questa verità e questa giustizia. Il sostegno, la stima ai magistrati, alle forze di polizia, stima. Io sono un piccolo testimone dei sacrifici che voi fate. Di vedere agenti sotto copertura che devono infiltrarsi dentro situazioni per poter indagare. Magistrati che gobbano dalla sera alla mattina e voi giustamente chiedete di avere gli strumenti, di avere i mezzi, di avere gli uomini per poter fare di più, fare meglio. Sappiate che c'è un pezzo di società che vi vuole bene e che chiede per voi questo, perché possa funzionare meglio, più veloce, la giustizia. Ma c'è anche una certezza che il problema non è il pesce, ma il bacino d'acqua dentro il quale il pesce si alimenta.
Perché da 400 anni noi parliamo di camorra nel nostro paese? Da 400 anni parliamo di camorra. Perché da 200 anni parliamo di Cosa Nostra e ne parliamo ancora di Cosa Nostra? Perché da 300 anni parliamo di 'ndrangheta? Ne parliamo, certo, non dimenticando le grandi positività, il grande lavoro, i grandi sacrifici, vorrei dire i grandi risultati che sono stati portati avanti. Se no non saremo qui. Se no non saremo qui. Però anche la consapevolezza che la strada è ancora molto in salita. E l'ultima operazione è venuta proprio in Sicilia, vedi tanti arresti e scopri tanti giovani che non appartengono a nessun clan, a nessuna famiglia mafiosa. E quando parli con quei colleghi magistrati che fanno queste operazioni, dicono: quei vuoti sono già riempiti, sono stati già riempiti, già intercettiamo. E sono ancora più pericolosi perché sono giovani che devono affermarsi, no? Devono far vedere che sono bravi, che sono capaci. E allora vorrei ricordare Martini, il cardinale Martini. Lasciatelo ricordare. Le sue parole un giorno furono queste rispetto a tutto questo. Il male esiste, va affrontato, è il primo passo riconoscerlo e nominarlo. È per questo che lo nominiamo, non dimenticando le positività, perché non posso dimenticare quando Libera ha raccolto milioni di firme per la legge per confiscare i beni e l'uso sociale dei beni. La legge della Torre, che Pio La Torre non aveva vista perché l'hanno lanciato 4 mesi prima. E quella parte non riusciva a funzionare. E quando nasce questo coordinamento di associazioni con milioni di firme, uso sociale, positivo. Allora forza, forza. E questo è il nostro percorso. La speranza al volto della possibilità. Deve essere la tensione della vita che si fa progetto. La speranza è non dimenticarci che ogni esistenza è iscritta nel registro del possibile, se si creano le condizioni per poter far questo, e che non c'è speranza, quella terrena, senza speranza di giustizia. L'angoscia del nostro tempo, tu lo sai, è frutto della privatizzazione della speranza, perché anche la speranza si sono fatti degli interventi, delle politiche a volte, a tutelare qualcuno a scapito di tanti altri. Noi non possiamo permettere che qualcuno venga escluso. Allora il nostro impegno è che la speranza di tutti o non è speranza. Sia questo il nostro impegno come genitori, come educatori, per mettere insieme quella rete che avete realizzato e in cui il noi ancora una volta è quello che vince.